Lunedì 10 giugno si è svolto presso l'auditorium del Castello di Mesagne l'evento Valorizziamoci, percorsi innovativi per la valorizzazione del territorio, a conclusione dell'iter formativo organizzato dalla Scuola Edile di Brindisi e finanziato con fondi FSE POR 2007-2013, rivolto a 20 giovani disoccupati della provincia di Brindisi. La serata di lunedì, durante la quale sono stati consegnati agli allievi gli attestati della specializzazione conseguita, vale a dire esperto in valorizzazione e fruizione del patrimonio architettonico e storico locale, ha visto protagonisti gli stessi, che hanno articolato la serata in tre momenti, portando alla conoscenza del pubblico i frutti del loro lavoro di ricerca di questi mesi, svolto in collaborazione con diversi enti, tra cui il Comune di Mesagne e l'Archivio di Stato. Innanzitutto sono state presentate due mappe interattive, realizzate con l'ausilio del CETMA, grazie alle quali è data la possibilità di valorizzare in modo dinamico il patrimonio storico e architettonico del territorio brindisino. Nella parte più antica del castello è stata allestita una mostra, Frammenti di vita quotidiana dal castello, nella quale sono stati esposti per la prima volta reperti rinvenuti in occasione del restauro dell'auditorium del castello e che sono datati tra il XII e il XVIII secolo d.C. La serata è terminata presso il frantoio, dove un intenso lavoro di ricerca degli allievi, riscopriamo il frantoio semi-ipogeo di Mesagne, ha consentito di illustrare attraverso testi, pannelli e mappe parte della storia locale, con attenzione alla civiltà contadina e all'importante opera di archeologia industriale del passato, quale appunto il frantoio. Legati una volta al palazzo, nel 1900